dopo questa sequenza animata in cui Richard se la stava prendendo con un bambino che probabilmente non sa un cazzo, ed è quello che poi Andrew De Salvo ha chiamato per l'appunto Walter Sabin. Vediamo un po' cosa accade, insomma. Ecco qua l'ascensore non c'è. Vabbè. Comunque, niente, questa piccola uscita dall'ascensore ci serve solo per prendere i proiettili. Comunque, vi ripeto, un po' per volta tutta la situazione Walter Sullivan verrà spiegata in maniera esaudiente, quindi in maniera completa, chiara e circoncisa. E concisa. Dunque, salendo di qua, praticamente non troviamo niente perché l'ascensore non c'è. Ma è giusto avere comunque una planimetria completa, perché poi ci dovremo tornare. Piuttosto, ecco, entrando nell'androne, diciamo, di questo sottosuolo, troveremo appunto una bibita energetica, che sono i funghi, che a differenza di Super Mario ci fanno del male. In Super Mario magari i funghi sono cosa giusta, qua no. Funghi poi, sticosi, schifosi e animati. Peli giganti, vabbè. Comunque, qui le serrature sono rotte. Vabbè, pazienza. Ma bisogna fare attenzione qui. Dunque, a parte questa scimmia, che non è una, ecco, per l'appunto troveremo i cani schifosi, bastardi, pronti a farci il culo, quindi facciamo attenzione. Stiamo ben attenti a come ci muoviamo, non sprechiamo troppe munizioni, ma nemmeno troppo poche. Per la scimmia poi utilizziamo la nostra carissima mazza. Maledetta. Niente, si fa desiderare questa scimmia, vabbè. Andiamo avanti. Qui la situazione è decisamente più complessa. Qui c'è addirittura la scimmia con la mazza da golf, come avete visto, ed è giusto prendercela con la mazza da golf, perché non le appartiene, è roba nostra. Ecco, prendiamola subito e poi andiamo subito, ecco, prendiamo subito la porta per evitare ulteriori danni. Dunque, quella mazza la volevo io, ecco, diavolo. Teniamo impugnata la pistola perché non si può mai sapere, l'energia è bassissima e stiamo rischiando un game over. Attenti soprattutto qui perché potrebbero piovere delle scimmie. Sono cose che di solito non dicono al meteo, ma io lo so, potrebbero piovere scimmie. Dunque, tutte queste porte sono chiuse, tutte bloccate, tutte dannatamente rotte, quindi inutili. A parte questo, per terra non c'è nulla, quindi entriamo qua. Dunque, ci troveremo immediatamente in questo bar. Attenti alle sanguisughe a questo punto, visto che ho poca energia. Comunque, la prima cosa da recuperare è l'ascia. Ecco qui. Praticamente l'arma, a mio parere, più potente del gioco. Perché? Perché ha un'angolatura con attacco potente, che è una cosa assurda. Ecco, ve lo faccio vedere. Praticamente trancia perfettamente, non è pesantissima, quindi non è lenta, ma il colpo è davvero potente, quindi a mio parere è l'arma migliore del gioco. Infatti è con questa che combatto Walter Sullivan alla fine, solitamente. Comunque, niente, qui c'è un promemoria. Vediamo un po'. Il capo ha detto che stavolta il numero corrisponde alle ultime 4 cifre del numero di telefono di questo negozio. Il numero compare sull'insegna sul tetto. Chiunque può vederlo da sotto Ashfield Street. È giusto questo?
È giusto, è giustissimo. Infatti noi dobbiamo cogliere questa piccola annotazione come una cosa assurda, cioè come un suggerimento assurdo. Dunque, qui c'è un tastierino numerico. Il codice non lo sappiamo, però ha detto che compare sul cartellone e che da South Ashfield Heights si può vedere. Guarda caso, Henry abita proprio a South Ashfield Heights, quindi entro nel buco e vediamo un po' se si riesce a vedere questo cartellone. Comunque, come vedete, un po' per volta stiamo riuscendo a capire come questo Walter Sullivan sta divenendo praticamente la nemesi del gioco, sta divenendo l'antagonista, perché è colui che sta ammazzando praticamente a ripetizione, a quanto pare, e ha già ammazzato in passato. Quindi è ormai scontato che si tratti, diciamo, del nemico del gioco, del boss del gioco, della nemesi proprio di questo quarto capitolo di Silent Hill. Quindi direi che questo non è uno spoiler, anzi è un'intuizione che bene o male facciamo tutti a questo punto del gioco. Dunque, qui, mentre recuperiamo energia, guardiamo di nuovo fuori. C'è Frank Sunderland, così in piedi davanti alla nostra porta. Che bui. Vabbè. Sappiamo tutti come sono i vecchietti, insomma. Cruciverba, fissano le porte chiuse, guardano i lavori in corso. E vabbè. Comunque, guardando nella camera di Eileen Galvin, non c'è niente di strano, anzi lei è andata da qualche altra parte. Vabbè. Intanto posiamo il ferro. Com'è questo? Ferro. No, pitching wedge, mazza da golf potente e facile da usare, ma sembra piuttosto fragile. Ecco, abbiamo una collezione praticamente. Vabbè, la mazza di alluminio non... Oddio, sì, possiamo anche questa, tanto non ci serve più di tanto. Non abbiamo cure, non abbiamo niente. Però, visto che siamo ancora nelle prime fasi del gioco, l'energia si recupera semplicemente stando nella room. Quindi, anzi no, forse non ci conviene salvare, però se proprio volete... Anzi, facciamolo, dai, salviamo la partita qua. Perfetto. Dunque, torniamo al bagno. Ecco qua. Ah, no, abbiamo saltato la cosa più importante. Dunque, altro che torniamo al bagno, andiamo nella camera qui da letto e guardiamo dalla finestra, che è la cosa più importante, è proprio per questo che siamo tornati. Dunque, ci diceva appunto il biglietto che il numero si può vedere facilmente da questo palazzo, perché è esposto sul cartellone pubblicitario, appunto corrisponde alle ultime 4 cifre del numero di telefono, e quindi da qua riusciamo a vedere 3750, lo capiamo perché c'è scritto anche bar sotto. Com'è? Southfield, quindi ecco, più di così non può essere chiaro. Ecco, 3750. Adesso che abbiamo il numero possiamo tornare finalmente al bar, nel mondo, diciamo, del quartiere, di questo quartiere. Dunque, ok, perfetto, adesso abbiamo tutta la salute, non ci sono problemi. Dunque, schiacciate queste cose schifose se non riusciamo a mettere il numero. E cazzo no. No, le detesto quando... Oh, che schifo. Vabbè. Dunque,
Comunque avviciniamoci al tastierino, come ha detto il biglietto, per l'appunto erano gli ultimi quattro numeri del numero di telefono, 3750, che abbiamo visto esattamente dalla finestra dell'appartamento. Dunque, una volta inserito la porta sarà sbloccata e potremo entrarvi. Dunque, di qua non si può scendere. Ecco, le scale sono crollate. Però possiamo salire. Non promette bene. Comunque, l'unica cosa che possiamo fare è salire. E noi saliamo. Anche se ci sarà un po' da camminare, perché qui le scale sono parecchie. Comunque, attenti agli spiriti e ai non morti. Se adesso avessimo preso quella spada dell'obbedienza avremmo potuto bloccare questo, ma nel frattempo quell'altro sarebbe stato libero. Quindi almeno qui, visto che non ne vale la pena, possiamo tenerlo incatenato quell'altro e recuperarne altri più avanti nel gioco, in modo da bloccare i fantasmi nei punti più strategici, quindi lì dove dobbiamo magari superare punti difficili, dove dobbiamo attraversare un posto più volte, eccetera eccetera. Non conviene bloccarli se sono facilmente, ecco, praticamente facilmente schivabili, come questo qui che sta camminando sotto le scale, quindi non è un problema. Vabbè, una volta qui, ecco, prendiamo, ecco, avviciniamoci alla porta della 207, c'è scritto, è la porta 207 del mio palazzo. Esaminiamo ancora, c'è una placca sulla porta. Vuoi togliere la placca? Sì, è la placca del caos. Perfetto, placca del mondo del palazzo, raffigura un'immagine astratta e dice caos. Dunque, entriamo a questo punto. One, two, one, two, three, yeah!